macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto penale amministrativo. E adesso di seguito la motivazione. Per la vasta competenza, la preparazione e l'impegno con cui lo studio si occupa di tutte le problematiche attinenti al diritto penale, in particolare per l'elevata specializzazione raggiunta dal team nel campo del penale amministrativo, dimostrando una profonda conoscenza e una consolidata esperienza. Andiamo a scoprire chi è il vincitore. The winner is Polis Avvocati. Saluto subito in collegamento l'avvocato Michele Laforgia, founding partner di Polis Avvocati. Benvenuto. Buonasera a lei. Complimenti, vedo che non è da solo però. No, c'è uno dei nostri collaboratori, un nostro collega che si chiama Giovanni Orfino, fa parte dei team di cui si parla nel premio. E allora è giusto così e salutiamo naturalmente anche lui. Avvocato, io le chiedo subito un commento a caldo per questo riconoscimento. Beh, noi siamo molto contenti, non solo per il premio ma anche per la motivazione, perché in effetti siamo convinti, pur essendo uno studio non piccolo ma meridionale, che oggi il diritto penale abbia bisogno di multidisciplinarietà e non soltanto di competenze di specializzazione e soprattutto abbia bisogno di un lavoro di squadra, che è quello che noi abbiamo cercato di mettere in piedi ormai da anni. Noi siamo non più soltanto uno studio associato, siamo una STP, siamo una cooperativa, anzi siamo la prima cooperativa di avvocati in Italia e abbiamo introdotto, certamente non per primi, ma sicuramente tra i primi, almeno per l'Italia meridionale, questo criterio per il quale oggi il diritto penale richiede più persone, non soltanto un professionista come era nella tradizione. È un vero e proprio lavoro di squadra, senza il quale non è possibile stare al passo sia della specializzazione che richiede il diritto penale, sia proprio dell'attività che richiede, perché ormai i processi penali non sono più quelli di un tempo, non si fanno più in un'udienza, non sono più incentrati sulla arringa o sulla discussione finale, sono processi che si svolgono per settimane, per mesi, per anni a volte. E richiedono un'attività e un'organizzazione di studio molto più simile a quella di una media impresa rispetto al vecchio tradizionale studio artigianale. È quello che noi abbiamo cercato di fare. Sono molto contento che il mercato lo riconosca, che i nostri clienti siano soddisfatti e, se me lo consente, sono anche molto contento di dire che siamo soddisfatti noi, perché abbiamo anche creato un gruppo e questo naturalmente è la cosa più importante in qualsiasi attività lavorativa. Sì, indubbiamente, e soprattutto l'unità e la sinergia si vede ancora di più, avvocato, immagino anche nel vostro lavoro, in un periodo un po' meno equilibrato come quello che viviamo, giusto, in questo momento. Il periodo è molto difficile, anche qui bisogna organizzarsi, bisogna attrezzarsi, bisogna convivere con l'emergenza. I tribunali non si possono chiudere, men che meno si possono chiudere gli studi, però ci si può attrezzare per lavorare nonostante la pandemia, nonostante il lockdown. Noi abbiamo lavorato sempre, devo dire anche bene, nonostante lo smart working. Dico nonostante perché io penso che il luogo di lavoro sia importante, anzi sia per certi versi determinante, che avere un luogo nel quale le persone si confrontano e vivono insieme le attività professionali sia un valore aggiunto, però di questi tempi è anche importante imparare a tenersi in contatto, a confrontarsi, a lavorare insieme a distanza. Quindi bisogna avere le misure tecnologiche necessarie, bisogna avere la professionalità e bisogna avere anche un po' di spirito di adattamento, senza il quale in questo momento in realtà non si può fare né l'avvocato né, temo, nessun altro tipo di lavoro. È vero, è vero, è vero. Spirito di adattamento è un altro punto che mi sento di sottolineare anche io, insieme però anche a uno sguardo d'insieme più ampio e che in qualche modo possa accelerare determinati processi che magari sarebbero arrivati un po' più avanti, no? Credo che questi due siano un po' i punti di partenza, ecco, per guardare al futuro. Conferma, avvocato? Sì, non c'è dubbio. Io penso, sono convinto non soltanto per il nostro lavoro, che
il Covid sia un disastro anche dal punto di vista naturalmente sanitario, dal punto di vista della vita e della morte di tante persone, della salute, però è anche un test di sistema, cioè ci costringe a rimettere mano a abitudini, a cattive abitudini, anche nell'organizzazione del lavoro, non solo dei tribunali e delle procure, anche degli studi, che invece va cambiato perché la tecnologia in questo ci aiuta enormemente, rende possibili cose che fino a qualche anno fa erano semplicemente impensabili, anche il solo fatto di fare una riunione o persino questa intervista da remoto un tempo sarebbe stato, se non impensabile, sicuramente molto più difficile. Quindi noi dobbiamo capire che non è soltanto un periodo terribile di crisi, è anche un incentivo, per certi versi, l'obbligo per tutti noi di cambiare il nostro modo di pensare, di capire che il futuro, sarà migliore del presente e anche del passato, soltanto se saremo capaci di costruirlo diversamente, anche noi nel nostro piccolo, con la nostra attività lavorativa e professionale. Grazie, a questo punto io ringrazio lei, Avvocato Michele Laforgia, founding partner di Polis Avvocati. Naturalmente complimenti a lei e a tutto il suo team e insomma guardiamo avanti e ci ritroveremo, insomma, sicuramente spero anche per un altro premio. Speriamo, grazie, grazie a voi. Buona Grazie, grazie e complimenti a tutto lo studio. serata. Buonasera.